Siamo a Verona sotto il convegno di Lega Coop dedicato alla campagna Stop alle false cooperative. Qua davanti ci sono lavoratori che erano applicati nell'appalto della Volkswagen di Verona e con Roberto Malesani di ADL Cobas chiediamo qual è il motivo di questa presenza. I motivi sono due: uno più interno, perché come è noto, abbiamo detto più volte, Verona 83 deve pagare a questi lavoratori differenze retributive maturate in corso di rapporto durante l'appalto Volkswagen che superano i 700-800 mila euro secondo i calcoli fatti dai nostri consulenti. E dopo aver trattato per 6 mesi anche con Volkswagen per cercare una soluzione transattiva, si sono sottratti di colpo, sono svaniti nel nulla e quindi questi soldi sono ancora in ballo e i lavoratori li vogliono ovviamente. La seconda questione è che questo convegno ha un titolo molto virtuoso, però noi vorremmo anche, siamo venuti a sollecitare Lega Coop a fare anche un po' di pulizia, riflessione sul fatto che le cooperative, appunto come Verona 83, si dedichino, come è successo, come avviene nel caso della STI di Nogara, abbiamo ricevuto l'incarico di alcuni lavoratori autisti di essere tutelati, perché è stato proposto all'interno di quel magazzino le dimissioni con un accordo sindacale fatto con un altro sindacato, un accordo sindacale che prevede le dimissioni di lavoratori, l'assunzione a tempo determinato per 6 mesi in capo a Verona 83 e poi la trasformazione dopo 6 mesi a tempo indeterminato. Questo è un meccanismo che è tra la cui legalità è dubbia e che viene da più parti, compresa la stessa CGIL, criticato ampiamente appunto per questi suoi margini di dubbio e di possibile illegalità. Allora è ovvio che se vogliamo prendere posizione Lega Coop con quello che sta succedendo nelle cooperative, dobbiamo anche far sì che Lega Coop si assuma le responsabilità di dire queste cose e non solo di fare operazioni d'immagine.